gli animali che vedete in fiera sono tutti allevati in cattività, sono tutti allevati comunque sia da persone che allevano, quindi riproducono con successo animali anche che in natura sono, diciamo, non estinti, ma nel senso che ce ne sono pochissimi esemplari. Guardando anche i pitoni arboricoli dell'Amazzonia, guardando anche, diciamo, le tartarughe palustri, no? Anche la nostra italiana, vengono riprodotte in cattività, che comunque sia in ambiente controllato, dove beneficiano di tutte le attenzioni che devono avere, nello stesso tempo si riproducono e si mantiene la specie, anzi. Sono arrivati da tutto il mondo tartarughe, rettili, ma anche cani, gatti, pesci esotici ed uccelli rari. All'Arezzo Fiere Congressi è andato infatti nuovamente in scena Esotica, la fiera nazionale di animali esotici da compagnia che calamita ogni anno tantissimi espositori, addetti ai lavori in città, oltre che a migliaia di visitatori. È un evento degli animali da compagnia presente in tutta Italia, è itinerante. In questi 6 anni che esiste questo evento abbiamo avuto molta soddisfazione anche da parte delle famiglie e dei bambini. Parlando di bambini, ci sono tanti punti didattici dove i bambini possono interagire con allevatori, con operatori didattici appunto, che possano comunque sia elargire e rendere divertente l'apprendimento nei confronti delle esigenze degli animali. Quindi ricordiamo a tutti, anche i genitori soprattutto, che gli animali non sono cose, non si comprano se non c'è veramente la volontà di tenerli in un certo modo, e qui cerchiamo proprio di fare questo, di istruire il nostro pubblico, che sono comunque sia appassionate, famiglie, bambini, no? Che gli animali hanno delle loro esigenze e comunque sia vanno rispettate. Tra gli appuntamenti più attesi di questa edizione, indubbiamente il cooking show a base di insetti. Grilli, cavallette, larve e vermicelli sono stati infatti gli ingredienti alla base delle ricette di Chef Shadi.